Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi portiamo avanti la serie sul tagliando della nostra amata Alfa Romeo Mito. Vi ricordo che la mia è una 1420 cavalli benzina GPL e in questo video andremo a vedere come sostituire il filtro dell'abitacolo. Premetto che due parti non le ho registrate in quanto gli spazi sono molto ristretti e scomodi. Quindi per questioni di comodità non ho fatto le riprese, ma comunque nel video vedrete passo passo come fare. Detto ciò, intro e cominciamo subito. In questa prima parte vediamo come si rimuove il pannello di plastica posizionato a destra del tunnel centrale della nostra macchina. Ci troviamo tre gancetti sul lato più verso di noi. Basta tirare comunque con forza il pannello e questo esce fuori. Come possiamo vedere nel video, qui ci sono i tre gancetti del pannello, quindi niente di così complicato. Ok ragazzi, cerchiamo di cacciavite, quello che sia, insomma, col bussolotto da 5 e mezzo. E ci togliamo questa vitrella. Una volta tolta questa, qui ci sta un gancetto e questo viene fuori. Ecco fatto. Penso che per metterlo sarà un vero impiccio. Ora togliamo questo schifo. Mamma mia, quello che ci sta. Quanto è sozzo, ragazzi. Se prendiamo il nuovo, qui troveremo scritto Airflow con questa freccia. Di logica io penso che l'aria, visto che entra dal vano motore, questo debba stare con la freccia, con la coda verso il motore, ovvero verso l'esterno, e la freccia verso l'interno, verso l'abitacolo, in quanto l'aria viene in questa direzione e qui si deve fermare tutta la sporcizia e qui esce l'aria filtrata. Quindi io di logica lo metterei in questa maniera e ora cercherò di azzeccarlo dentro. È stata veramente una tragedia metterlo per la scomodità, una cosa assurda. Comunque, un piccolo consiglio. Spassionato, voi iniziate a mettere la parte alta qui in basso, perché comunque sia qui sopra non c'entra, quindi lo fate entrare dal basso, lo spingete un pochino e poi piano piano lo alzate e mano a mano che lo alzate continuate comunque a spingerlo in basso. Una volta che è entrato tutto, piano piano su un po' sopra, un po' sotto lo fate entrare. Comunque, detto ciò, ora mettiamo il suo coperchietto di merda qui a un gancetto, quindi ci dobbiamo assicurare che questo prenda qua sopra e poi lo tiro. Arrivati a questo punto, dopo aver rimesso il tappo in plastica, che è veramente complicato metterlo per questioni di praticità e comodità, insomma, comunque con un po' di pazienza si rimette, si aggancia sopra e dopodiché possiamo rimettere il pannello che basta rimettere a pressione, ecco. E detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, che questa guida vi sia utile. In tal caso lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto, iscrivetevi soprattutto alla mia pagina Instagram Mitch Tuning. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi!